Era. Comunque sono ancora demoralizzata per quello che è successo ieri. Ovviamente esistono cose peggiori di questo, però giusto per raccontarvelo, e vabbè, si tratta del mio lavoro, quindi piacevole non lo è stato. Insomma, in poche parole, ieri io e Leo prendiamo un taxi per andare in aeroporto. Cosa facciamo? Dimentichiamo la macchina fotografica sul taxi, e per me è fondamentale, cioè la macchina fotografica, specialmente ieri c'erano tutte le foto che avevamo scattato di lavoro, tutti i contenuti che avevamo scattato durante la giornata, erano parecchi, c'erano proprio 1500 foto, non le ho scaricate. E lì, mio errore, non le ho scaricate durante la giornata, pertanto ho tempo poi. Cucù! Tra l'altro, di solito prendiamo sempre Uber, soprattutto quando ci troviamo all'estero, ma questa volta siamo usciti dall'hotel e era così comodo perché c'era questo taxi magicamente lì davanti. Ho detto, da sì, dai, prendiamo il taxi che è subito qui, e perché altrimenti con Uber sarebbe stato più facile risalire al taxista. Si chiamava, sapete come funziona, si chiamava e sarebbe tornato indietro, insomma, saremmo riusciti. E invece, a quanto pare, è da ieri che ci proviamo, risulta impossibile contattare questo taxista. Tra l'altro, meno male che ci siamo fatti dare la ricevuta, altrimenti lui non ce l'avrebbe neanche data, e ci siamo lasciati anche male perché abbiamo discusso, perché non voleva che pagassimo con la carta, e quindi abbiamo bisticciato, insomma non ci siamo lasciati bene. Quindi figurati, questo taxista cosa gliene può fregare della mia macchina fotografica persa? Questo qua l'avrà trovata, se la sarà presa, zitto, e fine della storia. E uno magari, sai, spera nell'onestà delle persone, ma ciao. Tra l'altro, vi dicevo della ricevuta perché sulla ricevuta c'è questo indirizzo, numero di telefono, il numero di targa anche del taxista. Insomma, siamo riusciti anche tramite l'aiuto dell'hotel a risalire la compagnia di taxi, ma sembrerebbe fallita, sembrerebbe inesistente. Quindi c'è il sito, ma non c'è nessuna mail, c'è solo un numero che però non è rintracciabile, quindi boh, spariti tutti nel nulla. Quindi la vedo proprio dura. Tra l'altro, abbiamo fatto anche la denuncia online, e indicando il numero di targa, il taxi, la compagnia, il tipo di macchina fotografica, ma boh, spero, ma la vedo dura. Infatti non tornerà più indietro, sicuro. Cosa dici tu? Che poi ho pensato, nel mio caso è una macchina fotografica che comunque ha un certo tipo di valore, un valore importante, perché è stato un investimento per il mio lavoro e costa qualche migliaia di euro, quindi non è proprio una cosa così, e vabbè, si ricompra. I contenuti di lavoro mi sto organizzando per cercare di rifarli al più presto. Non sarò a Parigi, starò a Bergamo, a Milano, pazienza, però bisogna riscattare e farli. Con quale macchina fotografica useremo? Non so, il telefono per ora, ho una macchina piccolina fotografica di scorta che abbiamo, e ci arrangiamo in qualche modo. Però io ho pensato, ma chi invece perde portafoglio, carte di credito, documenti, telefono, computer, zaini, perché è successo un sacco di volte anche ad amici, e non riesce più a contattare, cosa fa? Si attacca e ciao, praticamente. Allora, da ieri sera che penso, non potevo scaricarle, non potevamo prendere Uber, non potevamo inserire la macchina fotografica nel trolley come dovevamo fare. No, tutto rimandato, tutto rimandato. E poi è successo. E poi è successo questo. E succede, sono cose che succedono. La macchina sarà caduta per terra, non ce la siamo ricordata. E buone. Però scoccia, sicuramente scoccia. E questo è l'insegnamento anche questa volta, di stare sempre, sempre attenti. Però uno ovviamente sempre sul pezzo, però ci sta che a volte può succedere. Vabbè!
Mm.